Ciao, Frank. Come va? Niente male. Credevo che il tuo lavoro durasse 6 mesi. No, no, erano solo 3. Che bel vestito. Oh, ti piace? È nuovo. Hai fatto i soldi? Li ho guadagnati. Hai visto Jenny? Jenny? Sì, Jenny. Non sai chi è Jenny? Sì. No, io non l'ho vista. Non si è fatta vedere, eh? Da quando te ne sei andato, non mi sono fatto vedere io. Ah, ho capito, lei è venuta ma tu non c'eri, è così? Sì, credo di sì. No, non lo so. Comunque sta bene, vero? Per quello che ne so. Ah, certo. Ok, bene. È meglio che vada a casa. Ok. Ok? Ok. Ci vediamo. Ok? Ok, ciao. Oh, Cristo. Ehi,
Jimbo! Come va? Bene, Jimbo, proprio bene. Ehi, ehi, ehi. È la prima volta? Sì, signore. Ce ne saranno altre, quindi sta calmo. Sì, signore. Neanche 20 anni. Sì, era solo un ragazzo. Che morte assurda. È un aspetto del lavoro di cui non sentirei certo la mancanza, Jimbo. No, non la sentirò. Portatelo via, ragazzi. Non ti preoccupare, ti ci abituerai. Tra 24 ore, mio caro Willy, la responsabilità sarà tutta tua. Muoviti. Sì? Ho la sensazione che diventare vice capo di una piccola cittadina non ti attiri molto, anche se è la città in cui sei nato. Ti assicuro che mi piacerà. Puoi occupartene tu. Vorrei fare due passi, ok? Ehi, è stato bello lavorare con te. Già. Sono tornato, signora Reagan. Ehi, chi diavolo sei tu? Come hai fatto ad entrare? Chi cazzo ti ha dato le chiavi? Togliti di corsa dalle palle. Come sarebbe che sono io? Tu chi perché sei? Perché non me lo dici tu? Cosa ci fai qui? È casa mia, stronzo. Oh no, questa è casa mia. Ah, è casa tua. Dov'è la mia roba? Dov'è il mio letto? Dove sono i miei letti? Dov'è la mia valigia? Ascoltami bene, questo qui è il mio letto, quella che vedi è tutta roba. Dov'è Jenny? Mia. Jenny? E chi cavolo è Jenny? Chiudi il becco. Da quanto tempo state qui voi due? Questi non sono affari tuoi. Ah, ok, me ne vado, me ne vado, ho capito, spacco la faccia. Scusa. D'accordo? Sì, salve, sì. Willy, c'è niente per me? Sì, di sopra. Pensati tu, ok? Sì. Perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, perché è un bravo ragazzo, nessuno lo può negare. Buona fortuna, Jim. Buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna. Vi ringrazio tanto. Ed desidero ringraziare tutti voi per questo bellissimo orologio. Oh, andiamo, Jim. Sappiamo che sai fare di meglio. Non è vero? Non è vero? È vero, è vero. Sì, forse avrei qualcosa da dirvi. Beh, la dico. Siete tutti dei tipi in gamba. Immagino che sappiate che sto per trovarmi in una situazione diversa. Tornerò nella mia città natale. E avrò un rapporto con le persone, perché per me questo è importante. Perché, vedete, io ne ho proprio fino a qui di questa città ipocrita, che finge di essere felice e nuota nello sterco. Oh, molti di voi avranno la propria opinione in merito. E forse io non ho espresso bene la mia in questi ultimi mesi. Ma voi, con questo regalo, mi avete dato la certezza che farò ancora in tempo. Grazie. Hai detto un sacco di stronzate. La tua città non sarà diversa. Ti prenderanno a calci nei denti. Non c'è via di scampo.
E la fiducia, Will? La fiducia? Io non mi fido dei ladruncoli di strada. Quando ero nell'esercito mi fidavo. Che oppressione. Non fare questo, non fare quello, sii neutrale. Il mio migliore amico ha messo il piede su una mina e puff, fine della storia. Ho capito il messaggio. Altro che neutrali. Bisogna colpire forte. Guardati attorno, Willy. Che vuoi dire? Non vedi che è tutto marcio? Anche i pezzi più grossi sono corrotti. Non è una novità. È soltanto una scusa. Una volta la pensavo come te, Willy. Sul serio. Poi è stata uccisa una donna. E lui l'ha fatta franca. Così ho aperto gli occhi. Lo sai cosa penso? Quando me ne sarò andato, tu continuerai a fare le solite cose. E ti dimenticherai di me e delle mie prediche. Dimenticherai tutto, Will. Sei tornato. Ciao, vecchio. Sei tornato presto. E come vanno le cose? Dov'è Jenny? Ehi, che aspetti? Qui c'è gente che sta morendo di sete. Ok, ok. Sono stato a casa, ma non c'era. Sai dove si è trasferita? Non lo so. Non canta più qui. No, per noi è un gran dispiacere. Hai perso la tua verginella, Frank? Mi dai una birra? Oh, certo. Offro io. Avanti, amico, dimmi che diavolo è successo. Te l'ho già detto, non lo so. Ah, che aspetti, diglielo, Ray, diglielo. Cosa mi deve dire? Ha un tizio che la mantiene, non ha più bisogno di te. Dai, su, adesso piantala, eh. E sbruzza. La conosco, no? Sei, lei canta nel locale di lì, all'Hotel Barbies. Un posto intimo e raffinato, non come questo cesso. Già, nell'intervallo si dà molto da fare, Frankie. Perché non provi a tenere la bocca chiusa? Tu devi tenerla chiusa. Ti ho solo detto come stanno le cose, puoi chiederlo a chi vuoi. Portate via quella stronza, avanti. Dai, usciamo da questa frutta. Oh, cazzo. Puoi sposarla lo stesso se non ti interessa con chi è stata a letto. E se la puoi mantenere... Ehi, attento. Fermo. Sei uno stupido bastardo. Che cazzo ti è saltato in testa? È colpa sua. Ha avuto quello che meritava. Vedrai, andrà tutto bene, ok? Ti rimetterai presto.
Aspetta. Prendo dell'acqua e un asciugamano. Tutto vero. È vero quello che ha detto. Lascia perdere. Allora è vero. Sì. E adesso pensi a rimetterti, ok? No, non è vero. Smettila, non insistere. Non è vero, menti anche tu. State mentendo tutti, perché? Non ti sto mentendo. E tu lo sai. Perché dovrei mentirti? Io ti ho detto la verità. Frank, forse è meglio chiamare un'ambulanza. Sei davvero ridotto male. Adesso resta qui, d'accordo? Resta qui, ok? Torno subito. Non ti muovere, d'accordo?
Venga qui. Venga qui. Voglio solo parlarle. Lei lavora qui? Sì. Ah, c'è qui una cantante di nome Jenny Morgan. Cosa ha detto? Jenny Morgan canta qui. Ah, sì, certo. C'è una cantante che si chiama così. Ah, e lei sa... Ma che cosa fa? Che vuole? Mi lascia solo parlare. Lei mi sembra matto, mi lascia andare. Non sono matto, mi ascolti. Non sa se è andata a casa. È andata a casa da qualche ora, lo spettacolo è finito. E sa dove abita? Sì, in uno dei bungalow giù alla spiaggia. Quale? Quello più vicino all'acqua. Ok. Adesso può andare a casa. Ok. Quello più vicino all'acqua. Sì, con chi vuole parlare? Con la polizia. Mi passi la polizia. Chi è? Chi è? Frank. Che hai fatto? Che cosa ti è successo? Sono caduto. Non ti sento, cosa? Sono caduto, mi sono fatto male. Posso entrare? Ma sei ferito. Che ti è successo? Che cosa hai fatto alla testa? Prego, siediti. Ci penso io, ok? Dove sei stata questa notte? Signora, le occorre qualcosa. E quella che diavolo Illy, per favore. Chi è quella? Frank! Oddio, è tutto pieno Frank, di sale. Mi fai male! Chi è? È la mia cameriera. La cameriera? L'hai avuto insieme no, al lavoro? Lascia che ti spieghi. Vattene via da qui. Illy, vattene. Per favore. Fuori! Lasciaci soli. Ho detto fuori! Frank! Devo parlare con te. Frank. Ho sentito certe chiacchiere. Ti spiegherò tutto, ma dimmi, cosa è successo? C'è stata una rissa. Che cosa? C'è stata una rissa. Ah, voglio parlare con te. Non riesco a capire che cosa è successo. Vado a prendere un asciugamano. Dove stai andando? Ho sentito delle cose su di te.
Agente, cosa succede? È tutto coperto di sangue. Chi è coperto non di so sangue? Che intenzioni ha. Aspetti, vengo subito. Ammazzare quella ragazza. Ora si non calma. So se è un drogato o è soltanto rimanga matto. Rimanga qui, ok? Stia tranquilla. Sì, adesso ci penso io. Va bene, io. Faccia attenzione. Stia tranquilla. Però. Ti lavo un'altra volta la ferita e... E poi chiamo un dottore. Chissà cosa ti è successo. Forse neanche tu lo sai. Vieni qui, tesoro. Vieni. Avanti. Oh, ehi. Oh. Ehi, non fare così. Sei meravigliosa, sai. Sei meravigliosa. Allora, che diavolo succede qui? Che cazzo vuoi qui? È quello che chiedo a te. Non sono affari tuoi, amico. Calmati. Sta bene, signorina? Chi ti credi di essere per entrare qui in questo modo? Ti ho detto di calmarti. Conosce questo tipo? Certo che mi conosce, è la mia donna. Fuori! Fuori! No, Frank! Non farlo! Vattene! Vattene! Dammi la pistola. Frank, dagli la pistola. Vogliamo parlare, Frank. Levati dai piedi, stai lontano da me, vattene via. Lascia andare la ragazza, poi parliamo. Era quello che stavamo facendo, stavamo parlando. Gliel'avevo detto di andarsene. Voglio solo parlare con te. Voglio parlare con te. Non è cambiato niente tra noi, vero? Sì. A me hanno detto che ti sei trovato un altro, è vero? Sì, sì. No, no. Mentivano, vero? Tu sei ferito. Adesso vado a chiamare un dottore. Mentivano? Aspetta, adesso vado a chiamarlo. Mi hanno mentito. Mentivano. Ora devo chiamare un dottore. Perché hanno fatto una cosa del genere? Non ho idea. Non è vero. Stai mentendo. Sei tu che menti, mi stai mentendo. So che stai mentendo. So che stai mentendo. Stai mentendo. Mi stai mentendo. Stai mentendo. Adesso dimmi chi è. Dimmi chi è. Come si chiama? Come si chiama? Dimmi come si chiama. Come si chiama? Dimmi chi è. Vattene via. Vattene via. Vattene via. Come si chiama? Va via. Allora? Bene, Willy. È ancora vivo. Per un pelo. Ehi,
So che sei lì! Butta via la pistola! Poi vieni fuori! Con le mani in alto! Ti prego. Ti prego, Frank. Ti prego. Mi lasci. Vieni qui. Io non c'entro. Sta zitta e vieni qui! Non mi faccia del male. Vieni qui. Vieni. Ti ho spaventata. Eh? Ok! Ti do 10 secondi! Poi entriamo! Vuoi farmi un favore? Eh? Vuoi farmi un favore? Adesso vai fuori e digli di lasciarmi in pace. Perché se entrano qui, io ho una pistola e la userò. Tu sai chi è quel bastardo, non è vero? Tu sai di chi parlo, vero? Già. Ora devi andargli a dire che me lo portino qui. E di corsa. Se non lo fanno, ucciderò lei. Dico sul serio. Di loro tutto questo, ok? Avanti. Esci. Muoviti! Sì, sì. È pieno di sangue. Credo sia pazzo. Ha detto che la ucciderà. Prega che lo portino qui. Sul serio, ti conviene pregare. Lynn. Chi? Lynn. Robert L. Lynn? Sì, proprio lui. Cristo. Entri. Sai chi vuole quel pazzo là dentro? Chi? Robert L. Lynn, è inaudito. Pronto centrale, qui Brever. Oh, Cristo. Cosa c'è, Brever? Passami sul canale 3. Devo mettermi in contatto con il capitano. Passo. Ehi, cos'è questo spiegamento di forze? Hanno sparato a uno dei nostri. Dammi il rapporto. Voglio che mi riferiate a ogni movimento, capito? Ciao, Jim. Sei venuto a svuotare la scrivania? Sì, l'idea era questa. Senti, Matt, dimmi di quel tizio armato nel bungalow. Perché l'artiglieria pesante? Ha sparato a un poliziotto. Sì, lo so. E che cosa pensi? Penso che un poliziotto ferito sia già abbastanza. Sì, certo, ma sai cosa vuole quel tizio? Sì, l'ho letto sul rapporto. E sai anche chi vuole? Non è difficile arrivarci, l'ha detto chiaramente. Robert L. Lynn. Sorpreso? Non particolarmente. Lynn è troppo in vista perché non se la prendano con lui. Jim, il capo non vuole che Lynn venga immischiato e vuole che risolviamo la cosa in fretta. Ma noi impiegheremo tutto il tempo necessario. Oh, andiamo, lo sai che Lynn possiede quasi tutta la città e ha molti appoggi politici. Il capo vuole che ci muoviamo in fretta. Un lavoro pulito. Il capo? Lui vuole un lavoro pulito. O sporco, se necessario. Vado a fare 2 passi giù alla spiaggia.
Per quale motivo? È ancora il mio territorio. Tu ne sei fuori, Jim. No, non fino a stasera. È il tuo ultimo giorno. Ora c'è Willy, se ne occupa lui. Il mio giorno finisce stasera. Niente giochi spettacolari, ricorda cosa ti ho detto. Sì, ricordo quello che hai detto. Me lo ricordo. Che cosa fai? Lasciami andare via. Che cosa vuoi fare? Spararmi? Frank, ascolta. Sto ascoltando. Sei stato tu ad andartene. E tu sai anche il perché. Non lo so. Non lo so, non so più niente, non capisco più niente. Non lo sai? Oh, Cristo santo. Con chi ho parlato allora? Io ho parlato con una brava ragazza e le ho detto che dovevo lasciare la città per trovare un lavoro. Così potevo fare un po' di soldi e avremmo potuto lasciare quella schifosa topaia in cui vivevamo. E ci saremmo sposati. Si può sapere con chi diavolo ho parlato? Con me. Era con me che hai parlato. Sì, con me. Parlato? Noi ci amavamo, ricordi? Sì, è vero. Non so più di cosa sto parlando. Chi diavolo erano quelle due persone che facevano progetti? Chi erano quei due che si amavano? Eravamo noi. Eravamo noi. Ok, sta là dentro. Disponetevi a ferro di cavallo. Un gruppo a destra, uno a sinistra. Muovetevi! Muovetevi, presto! Voi con me! Stenditi sul letto e non muoverti. Ti ho detto di andare a stenderti sul letto e di non muoverti. Che aspetti? Vai! A posto. Cazzo, guarda chi arriva. Ehi, come mai sei qui? Per questo, Willy. Per questo. Non credevo che volessi metterti nei guai proprio l'ultimo giorno, Jim. Ma io sono fatto così. Cos'hai in mente? Parlare per un po'. Farlo sudare freddo per un po'. Poi attaccare con il gas lacrimogeno ed entrare. Ma può anche uccidere la ragazza prima che voi entriate. Penso di no. Io dico di sì. La cameriera ha detto che quello ha perso molto sangue. Un paio di bombolette attraverso la finestra saranno sufficienti. Non ci vuole molto a premere un grilletto. Bisogna rischiare. Ma è lei che rischia. Non tu, bello, non tu. E che alternativa c'è, eh? E che fretta c'è, eh? Restiamo tranquilli, già. Perché se pesti i piedi a un delinquente, la gente si incazza. E non è carino. Tu sei in gamba, Willy. Sei davvero in gamba. Tu, togliti di lì. Ma non hai le palle. Questa è una cazzata! Non c'è niente da vedere, vattene! È una cazzata e te lo dimostrerò! Jim! Il capitano sa che sei qui? Sì. Lo sa. Thank you.
vederli qui. Fermo lì, non ti avvicinare! Lascia andare la ragazza. Guarda alle mie spalle. Non è scampo. E neanche lei. Mi chiamo Wilson. Sono della polizia. Ti voglio parlare. Fermo dove sei, Wilson. Di che hai paura, Frank, vero? Frank, di che cosa hai paura? In fondo sei tu ad avere la pistola carica. Io non voglio parlare. Voglio che vi muoviate. Sai già cosa ho chiesto. E allora portatemelo qui. Sì, sì, è proprio di questo che ti voglio parlare. Forse da questa distanza potrei anche mancarti. Ma se ti avvicini ancora, lei non la manco di certo. Ti senti un eroe, Frank. Ti senti un eroe. Fa come vuoi. Hai visto, cara? Non hanno scelta, devono portarlo qui. Willy, se dobbiamo sparare a quel tizio, è meglio sapere prima come si chiama. Il suo cognome, dico. Grazie. Allora, dobbiamo ricominciare tutto da capo. La cameriera è ancora qui? Sì. Calma. Chiamala. Sì, signore. Sì, sì. Male. Lo farò strisciare, quel figlio di puttana. Non mi avevi mai fatto del male. Signora, c'è un altro poliziotto che le vuole parlare. È la frase. È laggiù. Cristo. Che diavolo ha chiamato la cameriera? Hildy, tenente Wilson. La cameriera. Ah, salve. Hildy vuole sedersi, per favore. Avanti. Oh, grazie. Ehi, è sicuro che non possa spararmi? Da lì, dico. Oh, preferisce che mi metta davanti a lei? Sì. Sì, è meglio. Che succede, agente? Un tizio ha sparato a un poliziotto. Oh, c'è. E cosa pensa di fare? Io? Che cosa farei io? Uno così lo manderei dritto all'altro mondo. Ecco che cosa farei. Figliolo, di alla mamma di correre qui. Ma papà, lei vuole fare il giro turistico. Figliolo, se non glielo dici, non te lo perdonerà mai, giusto? E poi ha la macchina fotografica, vai. Da quanta gente. Tutti a curiosare. Brividi gratis, ecco cosa vogliono. Brividi gratis. Tu non mi ucciderai, vero? Non me ne frega un cazzo. Senta, mia cara Hildy. Quella ragazza, Jenny. Lei è come tutte le altre, vero? Beh, non esattamente. Credo che sia innamorato di lei. Il signor Lee preferisce ragazze d'alta classe. E lei è un po' un'eccezione. Hildy! Dacci un taglio! Me lo portate qui o no?
Sono stanco di aspettare. Mi sentite? Cercherò di calmare quel tizio. Hai un megafono, Willy? Ehi, porta il megafono. Ehi, Frank! Frank, mi senti? Basta con le solite cazzate! No, non dirò cazzate, te lo prometto. L'uomo che vuoi vedere è fuori città. Lo stiamo cercando. Mi hai capito? Non è in città. Allora? È così? Tu dovresti saperlo. Non lo so. È fuori? Ti giuro che non lo so. Se lui è fuori città, non cambia niente. Portatelo qui. Mi sentite? Sì, lo portiamo qui. Lo portiamo qui. Sul cadavere del capo. Sì. Se sarà necessario. Per adesso non possiamo fare altro che aspettare. Agente, vengo qui da 5 anni e sono sempre andato in quel tratto di spiaggia. Se vuole che le sparino in testa, vada pure. Senta, non volevo dirlo, ma io conosco il suo capo. Beh, lo dica lui, forse si sbrigherà a prendere quel pazzo là dentro. E lei potrà prendere il sole prima di pranzo. Mi scusi, eh? La folla sta aumentando. È meglio farla allontanare. Mandateli indietro! Tieni pronti i tuoi gorilla. Certo. Faremo in modo che diventi un bello spettacolo. Ehi, amico, dove credi di andare? Mi scusi, agente. Credo di conoscere quel tizio. Oh, momento. Sì, certo, certo. Anch'io, agente. Sta indietro, eh? Meglio del giro turistico, Mabel? Sì, ma tanto il tour è stato rimandato a oggi pomeriggio. Beh, che ti avevo detto, Mabel? 2 attrazioni a prezzo di una. Oddio. Che male. Ho bisogno di te, Jenny. E io di te, Frank. Non hai paura di me, vero? Ora no. Tieni. Prendi questa pistola e fammi saltare la testa. Avanti. No, non voglio. Adesso hai paura, vero? Vorrei che fossi pura, fresca. E pulita. Potresti esserlo per me.
Robert Lynn? Robert L. Lynn? È questo che vuol dire? Robert L. Lynn? È questo che vuol dire? Robert Lynn? Voglio Robert Lynn! Non sparate! Sì! Sì, ti sento! Si è trattato di un errore! Non doveva succedere! E non succederà più se tu collabori! Ci puoi scommettere! Perché non avrai mai più un'occasione come questa! C'è solo una cosa che puoi fare per me! Portami Robert Lynn! Mi hai sentito? Sì, lo porteremo! Lo porteremo! Chi ha dato l'ordine di sparare? Sono stato io! Ha sparato un poliziotto, no? Ha sparato dalla finestra, che altro vuoi? Dammi bene a sentire! Se sarà necessario sparare, sarò io a dirlo, ok? No! Non è ok! Gli ordini sono di tenere Lynn fuori non da questa Non me ne frega storia. Un cazzo di tenere fuori Lynn! Bene. Allora non ti dispiacerà. Se lo dico al capitano, vaglielo a dire. Quello là dai numeri. Ha quasi centrato Rocco. Conosco quell'uomo là. Io lo conosco. E come si chiama? Frank. Frank Cappell. Vi prego, non fategli niente. È già ferito. E questo lo so. Vorrei che non soffrisse ancora di più. Sai come si è ferito? Capitano, farebbe meglio venire qui. Le cose stanno andando male. Tutti sanno che c'è di mezzo Lynn. Te lo dico io, stanno girando un tubo.
No, non credo. Il poliziotto ha detto che è tutto vero. Non vedo cadaveri qui. Scusi, agente, sa quando arriva Telly Savalas? Tienimi al corrente degli sviluppi. Sì. E ricorda, niente nomi. Beh, capitano, tra poco lo saprà mezzo mondo. C'è anche la televisione. Frank, mi dispiace. Non voglio parlare con te. Sei una sporca troia. E di quella ragazza, Jane. Chi diavolo crede di essere? Un Luther King bianco? Ha fatto centro. È una puttana. Sono tutte puttane. Capiscono il sesso, ma non l'amore. Ho tentato di spiegarlo, Frank. Loro sono astute. Fanno presto a metterti nel sacco. E lo hai convinto? Se così fosse, non saremmo qui. A che ora hai chiamato l'ambulanza ieri sera? Te lo ricordi? Erano circa le 11:15, le 11:30, era prima di mezzanotte. Già, ma la cameriera ha detto che è arrivato poco prima dell'alba. Cosa ha fatto in quelle ore? Levagli le manette, per favore. Quella botta è in testa. In che punto è? È qui, sulla fronte. È stata molto forte. Io non riesco a capire. Era così dolce. Non ha mai fatto del male a nessuno. Qui sulla fronte, hai detto? Cosa? La botta che ha preso era qui? Ah, sì. Fate venire qui subito il dottor Todd. Era tutto calcolato, vero? Che cosa? Il fatto che lasciassi la città. Era tutto calcolato, eh? Non capisco cosa vuoi dire. Mi hai fatto vedere l'annuncio sul giornale, mi hai detto che avrei guadagnato abbastanza per sposarci e mi hai tolto di mezzo, vero? Frank, se volevo lasciarti, ti avrei detto che tra noi era finita. Oh, no, no, hai preferito fare la furba. Mi hai tenuto sulla corda. Forse pensavi che con lui non sarebbe durata a lungo. Volevi tenermi di riserva nel caso che... No, non è vero. Vuoi ascoltarmi? Certo, voglio sapere tutto. D'accordo, vuoi stare a sentire? Sto ascoltando. D'accordo. Sto ascoltando. D'accordo. Ecco, un paio di mesi prima era venuto Joe al locale con alcuni dei suoi amici. E ha chiesto di me. È successo quando ero ancora qui? Sì. Io ero ancora qui? Sì, eri ancora qui. Io gli ho raccontato di te e di me, certo che l'ho fatto. Ed è per questo che mi ha lasciata stare. Ah, sì? Ha capito ed è stato molto carino. È stato carino? Sì, è stato carino. È stato carino? È stato carino. È stato carino. Mi ha parlato di quella società di costruzioni che aveva al nord, in cui c'era tanta gente che lavorava per lui e guadagnava parecchio. Mi stai raccontando la storia come già la conosco. È per questo che ti ho fatto vedere l'annuncio sul giornale. Mi stai dicendo esattamente le stesse cose. Non è vero. Beh, il risultato è lo stesso. No, e tu mi stai raccontando esattamente la stessa storia. Perché lui è ritornato quando tu sei andato via. È ritornato al vecchio locale e mi ha detto che poteva farmi avere un'audizione per cantare allo Starlight Room. Io ho pensato che era fantastico, che tu saresti stato contento perché tu volevi che io cantassi. Certo che volevo che cantassi. Non ci ho visto niente di male. Ho sempre voluto che cantassi, ma non volevo che andassi con tutti. Quello che voglio sapere è come ha fatto ad arrivare nel tuo letto. Questo non è successo allora. Te lo giuro. No, Frank, è successo dopo. Dopo. Io lavoravo per lui. Ecco, lui ha fatto tante cose per me. Si è preso cura di me. Si è preoccupato per me. E tra le tante altre cose... Tra le altre cose, cominciava a piacermi.
E così è successo. No, che... non voglio sentire. No. Non voglio sentire. Tu non vuoi sentire la verità. Ti ho detto che non voglio sentirla. Voglio dirti la verità. Non voglio sentirla. Io. Ma non capisci dirti... quando ti parlo? Voglio io, me, non ho voglia di sentire io niente. Voglio... Ok? Io... Chiaro? Io voglio dirti non la verità. Non voglio sentirla. Non voglio sentirla, voglio... non voglio sentirla. Lo so, ma io voglio. Non voglio sentirla, voglio non sento niente. Non sento niente. Non sento niente. Lo capisci che non voglio sentirla? Lo so. Sta zitta! Salve, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Salve, Doc. Salve. Buona giornata. Grazie. Ehi, Doc. Ciao, Willy. Come vanno le cose? Salve, Doc. Vengo subito da te. Che mi dici di Joy? È molto attaccato a Frank. Che ne dici di salire su una delle nostre auto? Andare a cercare Joey e portarlo qui. Che ne dici? Preferirei restare qui a aiutare Frank, se ci riesco. Va bene. Mary, come pensi di aiutarlo mandandogli i bacetti? Stronzo! Ripetilo! Ehi! Li vuoi due bacetti? Ah, dai che li vuoi! Qualcuno venga a prendere questo bastardo! Ehi! Prepara una macchina, ok? Andiamo, Mary. Che problema? C'è un suo amico là dentro, Doc. Chi ha un amico ha sempre problemi. Ecco perché io non ho amici. Come sta l'agente ferito? Gli hanno estratto il proiettile. Forse ce la farà. Vedi, io sto cercando di... immaginare quel ragazzo con la pistola. Vorrei convincerlo ad arrendersi. Là c'è un ragazzo con la pistola? Sì. Allora è meglio che ti stia dietro, non si sa mai. Quel ragazzo ieri sera ha battuto la testa. Può darsi che abbia una frattura o qualcosa del genere. Questo te lo potrò dire dopo l'autopsia. Oh, dai, piantala con gli scherzi, per favore. Scusami. E piuttosto dimmi, dove ha preso la botta? Il suo amico ha detto qui. Ah, ed è rimasto in piedi da allora? No, credo sia rimasto incosciente per 6 o 7 ore. Così tanto? Beh, compressione cerebrale... Sì, è probabile travaso di sangue. Questo sarebbe il minimo. Può avere un collasso? Potrebbe morire. Quanto può resistere? 2 minuti. 2 ore. 2 giorni. Grazie. Scusami, ma non possiedo una sfera di cristallo. Sì, ma non puoi fare supposizioni stando seduto qui fuori, Doc. Puoi fare qualsiasi supposizione. Questa parte del cervello, la parte frontale, controlla il comportamento, esatto? Esatto. Perciò prima di crollare potrebbe cominciare a sparare e perfino farsi saltare le cervella. Quindi siamo seduti su una bomba a orologeria, aspettando che esploda e non sappiamo quanto tempo ci resta. Esatto. Grazie. Penso che mi fermerò da queste parti ad osservare gli sviluppi. Vado a sedermi lì. Ehi, per favore, fammi portare un ombrellone e alcune sedie. Ma che cazzo? Torno subito. Ah, e 2 confezioni di birra. No, 3 confezioni. Ah, a quanto pare anche la polizia comincia a sentire il caso. Portatelo qui, per favore. Jamie, vieni qui.
Vieni qui, non voglio farti niente. Vieni. Vieni a vedere. Dai, guarda lì, guarda. Che cosa folle, folle, folle. Mi prepari queste, Doc. Posso provarci. Non desidera altro, signore? No, grazie. Il conto lo mandi al dipartimento di polizia. Niente champagne, niente capiane? No, gonfia lo stomaco. Dovrebbe saperlo. Il solito schifo. Ehi, tu! Perché non porti un paio di birre anche qui? Adesso ci divertiamo un po', eh? Wilson! Sì, Frank, volevi parlarmi? Alza le chiappe da quella sedia! Te la stai spassando, eh? Sì. Io mi diverto un mondo, e tu? Sto benone. Ma ti conviene muoverti. Sono stanco di aspettare. Anch'io sto aspettando, Frank. Come te. Sì, ma devi consegnarmi una cosa. Sì, devo consegnarti una cosa. Lo faccio ballare come un burattino. Ti ho detto di non toccarmi. E non parlare. Che diavolo ti prende? Voglio andare a giocare a Flip. Più tardi, d'accordo? Va a prendere qualche sandwich. Penso che staremo qui tutto il giorno. Papà, avevi detto che potevo fare lo shit-up. Lo farai domani, ok? Ci porta un po' di birra. Che diavolo succede? Si è seduto laggiù all'ombra, capitano. No, no, aspetta. Che diavolo è questo? Un picnic solitario? No. Una birra? Jim, il capo mi ha telefonato e mi ha così rotto le palle che le ho ancora indolenzite. Me lo immagino adesso. In piedi davanti al televisore. Sai quanto gli piacerà tutto questo? Uno spot sulla birra. Con l'appoggio del dipartimento di polizia. Te ne vendo una? Non sei divertente. Si può sapere cosa stai cercando di fare? Siediti che te lo spiego, dai. Siediti che te lo spiego. Ora vuole che mi sieda a parlare. Fa caldo, Matt. Giusto? E farà ancora più caldo. Giusto? E adesso pensaci. Pensaci bene. Dammi un bicchiere d'acqua. Non c'è acqua. L'avranno tolta. Dammi un bicchiere d'acqua. Ti ho detto che non c'è. Siamo senza acqua. Cosa c'è nel frigo? Niente. Non c'è niente nel frigo. Mi mandano tutto quanto dall'albergo. Qui dentro c'è tanta di quella morfina da far addormentare un cavallo. Vedrà dove hai infilato l'ago? No, non credo.
Ok, Doc, ok. Ma io dico che non ci cade. Ha sparato un poliziotto e noi gli mandiamo la birra. Capirà che c'è dentro qualcosa. La ragazza lo capirà di sicuro. Beh, pensi che lei glielo vada a dire? Penso che non ce ne sarà bisogno. Senti, non ci troviamo di fronte a un criminale incallito. Abbiamo a che fare con un ragazzo che ha il cervello spappolato. E in quanto alla birra, penso che abbia sete. La berrà e basta. Ehi, Wilson! Voglio da bere! Ha sete. Cosa hai detto, Frank? Avevi ragione. Ho detto che voglio da bere! Non lo so, Frank. Dovremmo parlarne. Niente discorsi. Voglio da bere. E subito! Come ho detto, potrebbe trattarsi di un minuto, di un'ora, o addirittura un giorno. Joy! Joy! Fermo, Ray. Ma il ragazzo... potrebbe aiutarci. Joy! Torna subito a casa! Va via di qui! Ma Frank! Ho della birra fresca! L'ho presa da loro! Che ci fa qui? Non lo so. Non voglio che stia qui. Wilson! Porta via quel ragazzo, hai sentito? Allontanalo da qui! Frank! Sono io, Joy! Riesci a sentirmi? Vattene a casa! Ma Frank! Ho la birra! L'ho presa da loro! Ridagliene e vattene a casa! Ehi, hey, Joy. Joy, senti. Portagliela. Frank non vuole che vada lì. E se lui non vuole, io non gliela porto. Non vuoi aiutarlo, Joy? Portagliela. In questo modo è te che aiuto. Io non voglio farlo. Cazzo. Che sta facendo? È andato dal ragazzo. Tu sei un grand'uomo, eh? Sei davvero un grand'uomo. Andiamo, Joey, ti accompagno a casa. Lascialo, Willy. Willy. Porco. E così hai mandato un ragazzo a fare un lavoro da uomo. Frank! Ti dico cosa sto per fare. Ti porto della birra fresca e la lascio vicino alla porta, ok? Poi me ne vado. Sto venendo! Dammi la macchina fotografica. Voglio scattare quando esce.
Oh, maledizione. Non succede niente. Fatta. Non sparare in nessun caso, ok? Ora vediamo. Bevi, Frank. Bevi. Tutte quelle persone. E non sono in grado di fare niente. Tieni, bevi. Non hai sete? Eh? Salute. Controlla se ci sono dei feriti. Potrebbe anche aver fatto fuori la ragazza. Già, adesso vediamo. Frank! Frank Appel! Siete dei bastardi schifosi! Credi che sprecherei il mio asso, Wilson? Non ci crederai, ma proprio lei ha avuto paura di bere quella birra. È un vero peccato, eh? Adesso devi dire a quella gente come hai tentato di fregarmi. Vaglielo a dire. E di anche come freghi tutti loro. Vaglielo a dire. Tu dai a tutti delle belle fregature. È il tuo divertimento preferito, vero? Ma adesso basta. Mi hai sentito, Wilson? Adesso basta. Se tentate ancora di fregarmi, le faccio saltare la testa dalle spalle! Mi hai sentito? È ora di finirla con gli scherzi, Wilson! Smettila di prendermi per il culo! Mi hai sentito? Ha ha ha!
Dice sul serio. Sì. Sul serio. Devo aspettare, signor Lin? Sì. Aspettami qui. Per l'amor del cielo, fregatene. Che cos'hai da perdere? Ho tutto da perdere. Per esempio? Tutto quello in cui credo. Bene, dopo quel momento di eccitazione, ora la folla sembra essersi calmata. Niente di nuovo fuori dal bungalow, per quello che possiamo vedere. Approfittiamo di questa pausa per ridare la linea allo studio. Se ci saranno nuovi sviluppi... Jane. Jane? Jane! Sì. Jane, svegliati! Svegliati, alzati! Alzati, svegliati! Finora nessuno ci è riuscito. Non ancora. Beh, io ce la farò. Robert Lin non vuole che si faccia il suo nome. E il dipartimento di polizia fa quello che dice lui. Questa è una fottuta menzogna. No, questa è la verità e tu lo sai. Che cosa ha da guadagnarci? Hanno già fatto il suo nome e l'hanno sentito tutti. Lin toglie le tende quando si trova nella merda. Non preoccuparti per lui. Adesso ci sei tu nella merda e io non intendo farti compagnia. Che genere di sviluppi, capo? Beh, ecco. Senti, credo che faresti meglio ad andare là sulla spiaggia a cercare di fare qualcosa. In fretta. Hai torto. Hai tutte le ragioni di questo mondo, ma hai torto. Tanto per cominciare, quel ragazzo, Frank, è troppo sotto pressione. E quindi ci metterà poco a capire che non potrà avere qui quel tizio, Lin. Eh? E allora cosa farà? Io credo che sparerà alla ragazza e poi si suiciderà. Lo so cosa stai cercando di fare, Jim. Vuoi far uscire di lì quei ragazzi sani e salvi. Ma tu hai già perso la partita. L'hai persa, Jim. L'hai persa. Stai rischiando due vite per salvarne una. Cosa devo fare? Io sono un medico, non un poliziotto. Ti piace venire con me? No, affatto. Dicono che in due si è una folla. Dammi una birra, voi. I suoi uomini sono pronti a muoversi, tenente. Aspettano solo l'ordine, signore. Arrogante bastardo.
Vuole una birra, capo? Non sono venuto qui per discutere con te, Jim, ma per fare due chiacchiere. C'è una cosa che dovresti sapere. Qualcosa che ancora non so? Lynn sta per firmare un accordo con il governo. Per milioni di dollari. Gran parte dei quali saranno spesi in questa città. E allora? Allora, se questa storia continua, c'è la possibilità che quei soldi finiscano in mani sbagliate. Vuol dire che all'improvviso i politici si preoccupano che il denaro pubblico finisca nelle mani sbagliate. Se tocchiamo lui, roviniamo la città. Finanziariamente, le mani del signor Lynn sono pulite. Lynn? Sta dicendo che Lynn ha le mani pulite. Adesso basta scherzare. Te lo sto ordinando. Non te lo sto dicendo, è un ordine. Puoi usare i lacrimogeni, qualsiasi cosa purché tu faccia in fretta. Non lo farò. In questo modo quella puttanella avrà una bella chance. Adesso mi ascolti lei. Uno, non me ne frega niente se è una puttana. Due, anche se lo fosse, non voglio rischiare la sua vita. Il tre te lo dico io. Robert, questo è il tenente Wilson. Sì. L'ho già vista parecchie volte. Mi hanno detto che è stato trasferito. Sì. Bene. Gradisce un drink? Voglio la sua collaborazione. Io ho la sua? No. Può darmi una valida ragione per cui dovrebbe avere la mia? Il suo interesse. È una valida ragione. In fondo mi sembra che io non abbia altra scelta. Tutti quanti mi dicono che devo uccidere il ragazzo prima che uccida la ragazza. Perciò devo fare in modo che lui si esponga. E questo tocca a lei. Deve andare giù e dire a Frank che vuole parlargli da uomo a uomo. Io sto cercando di restarne fuori. E lei mi sta mettendo proprio al centro della scena. L'idea di Wilson è che tu devi dare l'impressione di fare la cosa giusta. Ha già pensato al mio discorso, tenente? Sì, qualche balla, come che non gli ha trovato un lavoro fuori città per fregargli la ragazza. Qualcosa del genere. Lei voleva solo che quei ragazzi avessero i soldi necessari per potersi sposare. E così la gente là fuori dirà che lei non ha niente da nascondere. Guarda, diranno tutti. Guarda quell'uomo, ha un bel fegato a uscire così allo scoperto. Io mi espongo. Lui si espone. E lei lo cattura. È esatto? Esatto. Niente rischi? Niente rischi. Voglio che si tolga quegli occhiali. Voglio che tutta quella gente la riconosca. Compreso Frank. Soprattutto Frank. È una suite privata. E sa, a volte un po' sottosopra. Ehi, che diavolo ci fate qui? Mi scusi, signore, se sono entrato in questo modo. Tenente Wilson, del Dipartimento di Polizia. Che cosa succede? Aspetta un attimo, solo un attimo, è un attimo, Fufu. Beh, allora, che cosa volete qui? Mi scusi, signore. Signora, la polizia vorrebbe usare la stanza. Lei vuole la stanza da letto? Come ha detto? La stanza da letto? Oh, no, no, grazie. E allora si accomodi pure. Peggio di un vulcano. Sì, qui andrà bene. Non ho fatto che pensare a te. Per tutto il tempo che sono stato via. Ti pensavo perché era l'unico modo per sentirmi più vicino a te. E così riuscivo a lavorare.
sentivo tanto la tua mancanza. Perché hai smesso di scrivermi? Perché non sapevo più che cosa dire. Potevi dire qualsiasi cosa. Qualsiasi. Niente. Niente mi sembrava vero. Dopo che te ne sei andato. Era tutto diverso. Ho dimenticato. Era come... come se non stesse accadendo davvero. Era come un sogno. Beh... il brutto sogno è quasi finito, tesoro. Me la parcheggia, per favore. Sì, grazie, signora. Salve, Stan. Come va il corso? Non molto bene. Devi impegnarti di più? Io ci provo. Con più grinta. Signor Wilson, Stan, è un gran giorno per lei. Già, sì, con grazie. Ho saputo che sta per andare a Ovest, signor Wilson. Sì, è così. Torno nell'Ovest. Oh, è molto più tranquillo. Si accomodi. Si sieda. Ah, sì, grazie. Mi scusi. Venga qui, per favore. Vede quella finestra laggiù all'angolo, quella rotta? Sì, la vedo. Se le chiedessi di colpirla, ci riuscirebbe? Sì, signore. E se le chiedessi di colpire un uomo dietro a quella finestra, un uomo che appare per pochi secondi, ci riuscirebbe? Perché lo chiede proprio a me? Perché io? Chi addestra i nostri agenti? Ci riuscirebbe. Certo. Solo... solo cosa? Non c'è altro modo? Se lo dice lei, signor Wilson. Pensa che questo tavolo le vada bene? Sì, sì, va bene. Mi scusi. Willy, dai il megafono a Lynn. Adesso. Cappell! Frank Cappell! Sono Robert Lynn! Hanno trovato. Vieni fuori, Frank. Parliamone a quattro occhi. Da uomo a uomo. Io non ti ho mai fatto del male. Non ho mai voluto farti del male. È qui. L'hanno portato qui. Volevo solo aiutare te e Jenny. Devi credermi, ti sto dicendo la verità. Tu dici il falso. E se vuoi davvero aiutarla, allora vieni a prenderla. Frank! Lui è qui! Ce l'abbiamo fatta! L'hanno portato! È qui! L'hanno portato qui! È tutto ok, Stan. È tutto ok. Oh,
Cristo! Willy, tieni la linea aperta. Arrivo subito, ok? Mi dispiace, signor Wilson. Non avevo pensato a lui come un essere umano. Non come uno di noi. Non ce l'ho fatta. Cosa diavolo è successo? Era lì, alla finestra. Cos'è successo? Stia zitto! Le dovrei spaccare la faccia, Lynn! Senti, di a questa gente che io non intendo... Ok. Ok. Adesso... Noi due facciamo quattro passi fino al bungalow. Ma cosa dice? Lei ha voglia di scherzare. Non dovrà andare oltre la veranda. Sarò io ad avvicinarmi. E le assicuro che starò sempre tra lei e il ragazzo. Cosa speri di ottenere, Wilson? Spero di farlo uscire. Non abbiamo a che fare con un professionista. Quel ragazzo non riuscirebbe ad ammazzare nessuno, neanche se fosse a 2 metri. E non è proprio lì che ti troverai, Jim? A 2 metri da lui. Che ne dice? Può funzionare. Dipende da te, Robert. Potrebbe uscirne fuori da eroe. E non dovrà fare niente di eroico. Questo dovrebbe allettarla, signor Lynn. Robert. Robert. Ti prometto che sarai coperto. Quei due sono vecchi amici, eh? Già. Che mi dici di Wilson? Wilson? Wilson è un uomo che appartiene al passato. Ho portato Robert Lynn, è qui con me. Ti uccideranno. Ti uccideranno. No, Frank, no. No, no. Non ci andrai, vero? Non ci andrai. Dimmi che non ci andrai. Io ti amo. Io ti amo. Non ci andrai. Hai sentito quello che ho detto, Frank? Anch'io ti amo. Ma non posso amarti a causa sua. Oh, no, no, non andare. Non andare. Oh. Io ti amo. Dimmi che non ci andrai. Dimmelo. Io ti amo. Frank! Frank! Avevi detto che l'avevi portato, Wilson! È proprio dietro a me, Frank.
Ora ti ho visto, stronzo! Tra poco sarai morto! Ti nascondi, eh? Ti nascondi, eh? Tra poco sarai morto! Togliti di mezzo, Wilson! Non voglio farti del male, Frank. Guardalo, Frank. Pensi che ne valga la pena? Sai, il poliziotto che hai ferito se la caverà. Capisci? Se la caverà, Frank. Questo mette le cose a tuo favore. Su, dammi quella pistola. E ce ne andremo via insieme. Promesso. Dammi la pistola, Frank. Frank! Ti prego. Ti prego, dagli la pistola. Io ti amo. Io ti amo. Frank, la pistola. Per favore! Ti prego. È tutto ok. È tutto ok. Quello che sembrava, signorina. Poteva essere carica.